Teramo è piaciuto per l'atteggiamento con il quale è sceso in campo e soprattutto è piaciuta la compattezza difensiva, una difesa che oggi non ha preso gol, attentissima. Sì, anch'io ho visto una squadra compatta, e diciamo che è stata una partita abbastanza bloccata, dove serviva un guizzo, non so, con una punizione, un calcio piazzato, cioè si poteva segnare tramite così. E potevamo segnare all'ultimo, adesso non so se era fuori gioco o no, però sì, una buona partita. Marco, io ho visto una brutta partita, ti chiedo se il pari è un risultato che soddisfa o c'è il rammarico per quel che poteva essere e non è stato. No, soddisfa non aver preso gol dopo tante partite che prendevamo gol. Sicuramente potevamo fare meglio, non è mai facile giocare dopo 3 giorni, però tutto sommato secondo me è un buon punto. Marco, diciamo che con questa trasferta si chiude un miniciclo che era importante, perché erano le prime 3 giornate del girone di ritorno, il Teramo esce con 5 punti su 9. È un bilancio positivo, ma soprattutto io penso che da parte vostra ci sia la convinzione che da adesso in avanti, per almeno per qualche giornata, il calendario sia un po' più morbido, o no? Come ho detto, adesso noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso l'importante era ritrovare la squadra di inizio anno, che secondo me dopo la pausa è tornata, e le partite sono tutte da giocare, quindi partita dopo partita dobbiamo dare il massimo e cercare di portare a casa punti. Marco, nell'ultima occasione del primo tempo, quando il Teramo ha rischiato l'autorete, eri tu a aver colpito la sfera o Vitturini? Sì, davanti di me ha saltato Vitturini e l'ha deviata, insomma. Forse è stata quella, diciamo, l'unica occasione, se effettivamente concessa al Foggia? Sì, come ho detto, la partita si poteva sbloccare da palla inattiva. Abbiamo rischiato solo in quell'occasione, sì. Secondo te questo 0-0 scaturisce dal fatto che noi tatticamente abbiamo giocato la partita che dovevamo o dal fatto che il Foggia temesse oltre misura la nostra squadra? Voi che siete in campo tante cose le percepite, noi le possiamo solo immaginare. Secondo voi loro sono contenti di aver pareggiato? No, penso di sì. Cioè, noi arrivavamo dalla vittoria col Bari, quindi un po' di autostima, un po' di consapevolezza in più ce l'avevamo. E loro sapevano che arrivavamo noi, ci aspettavano bassi e li ho visti un po' timorosi, insomma. Ecco, io Marco volevo chiederti se proprio in relazione a questo, è vero che voi l'avevate studiato l'avversario, però insomma se vi aspettavate qualcosa di più da una squadra che ha 33 punti come voi? Sì, cioè alla fine anche loro hanno 33 punti, e forse qualcosa in più ce lo potevamo aspettare, diciamo. Però sì, questi erano. Marco, io ti volevo chiedere quanto rammarico c'è in questo pareggio secondo te? Ci può stare rammarico, però comunque è sempre un buon punto portato a casa, che abbiamo giocato fuori casa a Foggia, non è mai facile giocare in sti campi. Poi ripeto, giocare dopo 3 giorni non è mai facile, sia per noi che per loro, però è un punto che ci portiamo a casa ben volentieri.